Siamo con mister Marco Mineo del Casteldaccia dopo la partita Mazara Casteldaccia terminata 2-1 qui al Nino Vaccara. Allora, mister, un'analisi della partita, il Mazara che ha sbloccato subito la gara con un rigore, poi ha raddoppiato dopo 10 minuti, gara che si è messa subito in salita per il Casteldaccia. Ma un rigore direi dubbio, però non voglio trovare attenuanti. L'impatto della partita del Mazzara è stato sicuramente migliore del nostro, quindi siamo ritrovati dopo 10 minuti sul 2-0. Poi per noi è stata difficile, tra l'altro non è stata sicuramente la nostra migliore giornata, anche se comunque poi ripartire dal 2-0 era molto complicato. Ci sono un po' di situazioni da dover rivedere, anche da un punto di vista dell'arbitraggio, che secondo me è stato un po' indeciso. Io continuo a dire che gli arbitri di fuori non devono venire in Sicilia, a me dispiace, lo continuo a dire, però dico, questo non vuole essere una giustificazione. Potevamo e dovevamo fare meglio contro un Mazzara che ha messo in campo tutta la propria forza, la propria voglia, la propria determinazione, noi un po' meno, ecco, questo lo dobbiamo dire. Cosa mancava al Casteldaccia nell'approccio? Perché come dicevamo anche in fase di telecronaca, si affrontavano due squadre sicuramente spensierate dal punto di vista degli obiettivi di classifica. Ma io sullo spensierato non sono d'accordo, nel senso che noi dobbiamo salvarci, quindi non possiamo avere una spensieratezza fin quando non raggiungiamo l'obiettivo. Non lo so, perché comunque la partita secondo me poi prende una piega completamente diversa da quella che tu prepari se dopo un minuto ti fischiano un rigore. Giusto, non giusto, ovviamente poi la partita cambia e ci siamo un po' disuniti, abbiamo preso il secondo gol, poi abbiamo cercato di fare qualcosa. Non è mancato nulla, forse un po' di atteggiamento un po' più combattivo nella prima mezz'ora. Poi la partita è una partita strana, le partite d'eccellenza sono un po' così, chi le sblocca poi è difficilissimo ribaltarle ed è andata così. Ci ho sperato alla fine quando abbiamo trovato il gol perché il Mazzara era un po' sulle gambe, però credo che comunque il risultato rispecchia la partita, ecco. Al di là di questo abbiamo visto comunque un Casteldaccia che al di là del fatto che forse mancano grandi nomi come anche nel Mazzara, però abbiamo visto un Casteldaccia che sul piano del fraseggio sa dire la sua. Io ti ringrazio, possiamo fare molto meglio, abbiamo fatto prestazioni sicuramente migliori di questa. Ti ringrazio però i grandi nomi, stiamo parlando di eccellenza, qui ci vuole grande determinazione, grande voglia, e oltre ad allenarsi in un certo determinato modo, noi cerchiamo di fare questo, abbiamo 20 punti, siamo in una classifica abbastanza tranquilla, il rammarico è che non riusciamo ancora a fare quel passaggio, quel salto di qualità che probabilmente dobbiamo provare a fare, perché fare un campionato tra virgolette così, diciamo, rischiamo poi di farci risucchiare, non mi va, ecco, perché abbiamo fatto una prima parte di stagione importante. Sì, proviamo a giocare a calcio, in questo campo viene abbastanza facile perché uno ci deve provare, però ti ripeto, potevamo sicuramente, abbiamo fatto anche prestazioni migliori di questa, ecco. Un Casteldaccia che chiude il girone d'andata, la prima parte di campionato con 20 punti, sicuramente probabilmente al di sopra delle aspettative, al di sopra anche di quello che molti addetti ai lavori avrebbero pensato, perché il Casteldaccia era una vera e propria incognita a inizio stagione. Se gliel'avessero detto a inizio stagione, ci avrebbe creduto? Io avrei detto che ne avremmo fatti 35, 45 di punti, cioè nel senso poi uno fa allenatore per vincerle tutte le partite. È ovvio e logico che noi ci siamo affacciati a questo campionato con l'umiltà giusta, una squadra che viene dalla promozione, con qualche innesto, con qualche ritocco. Stiamo facendo bene, è sotto gli occhi di tutti, come hai detto bene tu, noi eravamo, diciamo, considerati come la squadra che doveva andare giù, invece siamo fuori dalla zona calda sin da subito, quindi in questo momento va bene così. La verità è che dobbiamo provare a fare qualcosina in più e proveremo in questa sosta e poi nel giro di ritorno a fare qualcosa di più, ecco.